Rivediamo l'ultima scena del video Un parto senza speranza. Desine infelix, smettila misero, dice Aurelia rivolta al figlio Cesare. Cornelia, la moglie, evita excessura est, alla lettera è destinata a uscire dalla vita, è destinata a morire oppure sta per morire. Non c'è più nulla da fare. Il participio futuro excessura, unito alla voce del verbo sum, e concordato con il soggetto della frase, Cornelia, forma la coniugazione perifrastica attiva. È così chiamata in quanto è costituita da una perifrasi, cioè da un sintagma formato da due elementi, il participio futuro e la voce del verbo sum. Essa ha sempre valore attivo. Nella traduzione italiana il modo, il tempo e la persona corrispondono a quelli del verbo sum, mentre il genere si ricava dal participio. Prendiamo per esempio capturus est. Nella traduzione italiana capturus, participio futuro di capio, capere, prendere, diventa l'infinito presente, mentre est è l'indicativo presente, terza persona, che traduciamo con egli sta per, egli ha intenzione di, egli è destinato a prendere. Nella forma capture erant, il participio futuro capture, come nel caso precedente, diventa l'infinito presente, mentre traduciamo erant, terza persona plurale dell'imperfetto indicativo, con esse stavano per, esse avevano intenzione di, esse erano destinate a. Lo stesso procedimento vale per l'ultimo esempio in cui abbiamo captura sis. Sis è la seconda persona singolare del congiuntivo presente di sum, quindi avremo che tu stia per prendere, che tu abbia intenzione di prendere, che tu sia destinata a prendere. Come si può desumere facilmente dagli esempi, la perifrastica attiva assume sfumature di significato analoghe a quelle del participio futuro da cui è composta. Può indicare pertanto l'idea di un futuro imminente, cioè di un'azione che sta per essere compiuta. Sto per, sono sul punto di, l'intenzione di compiere un'azione, ho intenzione di, l'idea di predestinazione di un'azione, cioè di un fatto che è atteso o prevedibile che si compia. Nella traduzione è importante scegliere di volta in volta il significato più appropriato in base al contesto. Vediamo alcuni esempi.